con Manuele Giustarini, figlio del prodigo, dopo un lungo peregrinare è tornato a casa, insomma, sei cresciuto nelle giovanili unioniste e ti sei finalmente ritrovato qua in biancorosso, esordio perfetto, ha cambiato la partita, ha trovato il gol, guarderò 4-4. Purtroppo il calcio si sa, è imprevedibile, non c'è mai una partita scontata, sono tutte difficili da giocare, ce l'abbiamo messa fino in fondo e purtroppo non è andata bene. Adesso ormai godiamoci queste vacanze e poi ripartiamo più forti di prima. Sono orgoglioso di essere qua, era tanto che era nell'aria e alla fine diciamo che dopo una lunga trattativa insomma ci si è fatta e sono veramente contento. Cos'è che ti ha convinto a venire in Biancorosso? Ma tutto, il progetto, il direttore che ho già avuto in passato e con cui mi sono trovato veramente bene, però voglio fare un ringraziamento comunque anche alla società Tau Dovero che insomma, mi ha lasciato per motivi anche di lavoro che sanno e insomma ecco, sono contento del progetto, di tutto. Che ambiente hai trovato? Ma io il primo giorno dunque mi hanno accolto comunque tutti bene, anche i ragazzi stessi fin da subito il mister e dunque un bell'ambiente, insomma, ecco, era meglio vincerla e era più bello, però. E vinceremo sicuramente più avanti. Sicuramente. Senti, un progetto chiaramente diverso da quando l'hai affrontato con il Tau ad oggi, insomma, una squadra piuttosto trasformata, si vede, insomma, al lavoro del DG. Certo, è un mercato un po' particolare questo di dicembre, però il direttore è bravissimo, dunque sa benissimo cosa deve fare, non mi metto di certo a dire cosa deve fare lui. E dunque ho trovato ottimi giocatori e va bene così. Cosa prometti ai tifosi unionisti? Ma sicuramente che darò sempre il 110% per questa maglia, poi le promesse le porta via il vento, nel senso spererò di fare più gol possibili e di fare bene con questa maglia, insomma. Senti, il tuo ruolo preferito qual è? Quello di oggi? Di Sì. Davanti, seconda punta. seconda punta, sì. Altre domande? Ci sono altre domande? A posto. A posto, Grazie mille. grazie a voi.